Buongiorno. Oddio, quanto mi dà noia la luce. Buongiorno, ora mi alzo, promesso. Allora, come prima cosa, la mattina diamo la colazione al ciccione perché non ci lascerà mai in pace, se no. Guarda, la pazienza proprio, la pazienza fatta gatto, lui. Scendi con queste zampe. Allora, ho fatto il caffè, che poi mi devo muovere perché ho messo la sveglia alle 9 e mi sono svegliata alle 10. E voglio provare con voi la matita che ho comprato ieri, questa di Kiko, anche se l'ho provata ieri sera mi pare un po' scura, però la uso in realtà leggermente. Non il pigio troppo perché è molto pastosa, devo dire. Cioè scrive comunque. La uso leggermente appunto per riempire. Ok, poi sopra ci vado a mettere questo mascara, sempre che abbiamo comprato insieme ieri. Volevo mettere loro e metterò sicuramente quella più chiara. Ovviamente c'è la mascherina, quindi vabbè, ma tanto siccome la mascherina è quella di stoffa e devo lavarla, tanto vale, la posso anche macchiare. Tra l'altro volevo vedere quanto, come e quanto resistevano sotto la mascherina. Vediamo un attimo. Allora, ho messo il maglioncino che abbiamo comprato ieri insieme. Guardate, carino, a parte il viola mi fa impazzire proprio. Poi questi volant troppo carini, cioè è veramente troppo troppo carino. Di lato appunto è così perché c'hai i volant anche dietro. E ho seguito il consiglio della commessa di mettere una cinturina fino in vita, infatti è carinissimo. E niente, pronti? Allora, lui lo abbiamo sistemato, gli ho riempito il suo ciotolino di cibo automatico, cioè la colazione l'ha già fatta, ma sta aspettando il cibo che gli arriva a luna, gliel'ho programmato per luna. Comunque, qui c'è l'albero e qui c'è tutte le cosine per l'albero, questo è l'orsetto da mettere sotto, la ghirlanda, le palline, le volevo fare oggi, stamattina, ma mi sono svegliata tardi, quindi lo faremo con calma la settimana prossima. C'è da attaccare anche queste, quindi la settimana prossima decoriamo un po' casa. Tra le altre cose, oggi dobbiamo pure aprire il pacchettino numero 11. Che come sempre abbiate pazienza, ma l'ho aperto con due mani perché corona non ce l'avrei mai fatta. Aiuto! Oh, che carine! Un mini 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 praticuccio! Questi lei li chiama, sono borsellini, ma lei li chiama praticucci. Che carino! Sarà perfetto per le mie AirPods. Piccolissimo, cioè piccolissimo, in realtà nemmeno tanto, come la mia mano. Ok, possiamo andare. Quanto è bello il mio mazzo di rose. Ciao Casina, ciao Millo, che è sotto al tavolo, non so se lo vedete. Ci vediamo lunedì. Buongiornissimo, allora. Allora, spogliamoci un attimo perché macchina, signori, fa caldo. In macchina e basta. Fuori sta uscita un freddo. Ma che siamo pazzi. Il problema è che poi vedi dalla finestra il sole. Sì che ho detto, ma là, riesco con la pelliccia, ti farà caldo. Ma caldo un cavolo, un freddo, signori. Un freddo si muore, mamma mia, che capelli. Tanto devo andare a fare fisioterapia in acqua, quindi è inutile che ma giusto tanto. Ok, possiamo, andiamo. Viene a piangere sti capelli a me. Viene proprio da piangere.
bene, allora, programmi per oggi. Non ho fatto niente in casa di quello che volevo fare, ma non importa, tanto torno lunedì, quindi avremo tutto il tempo del mondo. Ma il programma per oggi in realtà è fermarsi al Quasar per vedere appunto se da OVS si trova qualcosina che volevo comprare. E poi di corsa a casa, perché pranzo appunto a casa dei miei e poi ho le terapie alle 5, sì, alle 5, alle 15, alle 3. Quindi direi che in realtà sono, non vi dico largamente in anticipo, però tranquillamente sì, in realtà, perché comunque sono le 11 e 5, quindi ho tutto il tempo del mondo, ho tutto il tempo del mondo di fermarmi e niente, quindi andiamo a vedere se si trova qualcosa, se no mi arrendo e vedo un attimino se ordinarle su internet o qualcosa del genere, perché capite bene che non posso impazzire così. Ho come l'impressione che ci sia un sacco di gente. Male. Molto male. Perché ci deve essere sempre un sacco di gente? No, non lo so, però. Oddio, non che non ce n'è un'esagerazione. Lo volevo mettere più vicino possibile all'ingresso io. E non ce n'è un'esagerazione in realtà di macchine, però. Idea di venire a fare i regali, giustamente, perché no, nel senso, mica posso essere solo io. Dove si mette sta macchina? Mamma mia, all'ingresso sono tutti pieni. Ok, ora là. Mettiamola qua, va nell'azzurro oggi, voglio mettere nell'azzurro, ci fosse posto nell'azzurro. Ho parlato un po' troppo presto. C'è la colonna qui. Qui ci piace, qui ci piace. Andiamo a posti. Ok, andiamo, missione. Comunque devo dire, cioè macchine e gente ci sono, però tanti stanno andando via, quindi non so, magari sono venuti tipo a fare la spesa perché c'è anche la Conad dentro. Quindi boh, magari sì. Io non ho messo la sciarpa, ma non è stata proprio sta grandissima furbata. No ragazzi, io ho veramente un problema. Io ho un problema serio da curare. Cioè no, veramente. Allora, ho preso il regalo, Mami, ho trovato tutto. Però il regalo l'ho preso, ma sono uscita anche con due paia di scarpe di décolleté per me. Cioè, io non riesco, io ho veramente un problema con lo shopping che dovrò curare, perché non è assolutamente una cosa normale. Cioè, boh. Ok, possiamo andare a casa. E sono, mancano 10 minuti a mezzogiorno, quindi siamo in tempissimo. Per l'una sarò a casa, quindi perfetto. E riesca a spendere così tanto, cioè
spendesse tanto, cioè non è il fatto che riesca a spendere così tanto, poi non... sì, ho speso anche oggi, però non è tanto quello, è il fatto che non riesco a non farlo, cioè non è il quanto spendo, perché ok spendo, però vabbè, è che non riesco proprio a non farlo, è quello il problema. Vabbè, basta, basta, devo dire basta, mi volevo comprare Toy Boy per Natale, ma i regali me ne sono fatti abbastanza, quindi devo veramente smettere e imparare a resistere. Non lo so perché mi è presa così, ogni tanto mi prende così, ma quest'anno male male, cioè devo dire, ci sono dei periodi in cui sono bravissima e spendo poco, altri periodi tipo questo che non riesco a non farlo. Con un quarto d'ora d'anticipo perché è un quarto all'una, la valigia va, e aiuto, ok, voglio togliere gli occhiali e niente, arrivata fame. Comunque boh, beh, è sempre bello tornare da miei perché sono arrivata
E ho trovato questo pacchettino. Ora non so, forse dentro c'è il bigliettino, ma questo regalino per me. Allora, intanto che si cuoce l'hamburger, vi faccio vedere al volo che cosa ho preso. Allora, da OVS non ve lo faccio vedere perché quasi tutte cose di Mimi. Madonna, quanto mi diverto a farti i regali. Tranne. Due cose che ho preso per me. Allora, ho ripreso questo che è uno dei miei mascara preferiti, che è il Lash Princess, questo viola fantastico, insieme a quello verde sono i migliori. E poi ho preso questo qua, non so, lo voglio provare, un lip gloss Plumping Nude, che fa l'effetto un po' riempitivo, che io non ho bisogno, però mi piaceva tanto il colore. Ora mi è ripresa la fissa con il lucidalabbra, non so perché, questo mi piace un sacco. E poi basta, perché il resto è tutto della Memi. Io sono riuscita a spendere 38 euro di trucchi Brava Lavi. Lo voglio mettere sopra la tinta. Buono. Anche quello buonissimo. Ah, questo è lo 01XXL Charm. Sembra sappia di fragola. Comunque questa tinta, devo dire, non male, ha resistito bene. Niente, volevo far vedere le due paia di décolleté da prima donna. Allora, queste nere le ho pagate 69,99. E sono meravigliose. Allora, sono tutte in camoscio nero con la punta dorata. Cioè, ragazzi, questo per un total black sono bellissime, bellissime. Il solito tacco, insomma, una décolleté classica. Sono andata molto sul classico, ma questa punta dorata mi fa impazzire veramente. Ne ho un paio simili. Credo, mi pare quelle però abbiano il tacco dorato che me le regalò Simo durante una nostra vacanza a Milano Marittima. Insomma, Milano Marittima. Sì, un pomeriggio di folle shopping mi regalò queste décolleté di tutt'altra marca, di tutt'altro, diciamo, prestigio. Però devo dire, sì, mi pare abbiano il tacco dorato quelle, però purtroppo io le volevo in tutti i modi quelle scarpe e presi purtroppo il 38, io porto il 37 e mi stanno larghe. Poi lui me le regalò in realtà arrivata alla cassa, cioè io avevo scelto di comprarle per conto mio. Però purtroppo non riesco a portarle perché mi stanno larghe, peccato, sono bellissime. E poi ho preso quest'altra che in realtà ho pagato 39,99 queste, sono semplicissime décolleté, anche queste. Questo ci l'ho sempre in camoscio blu e questa volta hanno l'inserto dorato praticamente qui dietro nel tacco, molto belle anche queste. E devo dire, non mi ricordo se ce l'avevo blu le décolleté, sicuramente ho delle scarpe blu, ma non décolleté credo perché le ho date via se non erro. E quindi niente, molto molto bello questo blu, è un blu navy molto classico. E niente. Questa è stata la mia spesa in più, che non ci doveva essere. Ora aprirò il regalino così. Non mi sento in colpa di qualcosa che ho comprato io. Anzi, riapriamo insieme, va. Allora, c'è un bigliettino. Carinissimo. C'è un bigliettino che ora scopriremo di chi è. Vediamo un po'. Bene, bene, non me l'aspettavo e ringrazierò ora, appena apro mando un messaggio e ringrazio. Qui come, però non lo volevo rovinare questo fiocco meraviglioso, ma la rosellina è proprio incollata sul fiocco, che cosa bella, ma non si apre però perché proprio, cosa può essere, no? Non ho idea, bellissime queste carte traslucide delle gioiellerie, a me mi piacciono un sacco. Tutto bene. Allora, è una penna gioiello e ora ho capito pure il perché. Adoro! Adoro, bellissimo, c'è uno Swarovski qui in cima e ora è con la sua
con la sua, si chiama, custodia, a Succino. Bellissimo, in realtà ha un significato la penna, quindi bellissima, bellissima. No, vabbè, adoro, subito, questa da mettere in borsa immediatamente oppure attaccata all'agenda, assolutamente. Sono molto felice, adoro ricevere i regali. Bene, adesso provo a mangiare perché ho fame. Oddio mio. Esatto, perché poi andiamo a metterci anche le altre vetture, altre cose. Esatto, il primo strato lo spagna, tutta la superficie. Adesso questo riso, ma dentro questo lato. Buonissimo. Potete capire. Diciamo che le cotture sono un poco prolungate, però posso assicurare che il risultato è quello che è. Senti, ma non so come l'abbiamo fatto, perché giornata di regali per me è arrivato un altro pacco da Beauty Bay. Io ho freddo. Allora, sono leggermente in ritardo come al solito, ma ci sono. Ho tolto la pelliccia, ho messo il Colmar, uno perché ho il cappuccio, quindi nel caso mi bagno i capelli almeno ho il cappuccio, e due perché la pelliccia sinceramente, perché poi vengo via praticamente, sono terapie in acqua termale, acqua calda termale, e la tuta mi prende un po' l'odore, no, di acqua anche dopo la doccia, e quindi volevo evitare di battezzare la pelliccia sinceramente. Allora andiamo a casa di corsa perché ho i capelli fradici e non me l'asciugo mai qui. Cioè, in realtà un po' l'asciugati, ma cioè, con i phon che ci sono qui è praticamente un suicidio asciugare i miei capelli, ma di solito lo porto anche io il phon, quello piccolo dietro, però comunque cioè, non asciuga, quindi faccio sempre di corsa, e adesso tanto devo andare a casa a farmi la doccia, quindi tanto vale, ho preso solo questo cammino col cappuccio apposta. Quanto è bello, quanto è bello uscire dalla doccia, mamma mia quanto mi rilassa, mi sono fatta anche un bello scrub al caffè. Allora, io sono pronta, mi sono ricambiata, capelli asciutti, mi sono rimessa come ero prima e ho cambiato solo gli orecchini, ho messo questi qua con la perla e la rosellina, e le scarpe, la vi faccio vedere. Dicevo, ho cambiato gli stivali, ho messo questi qua alti, sempre bassi, perché ancora con questo ginocchio il tacco non lo so, però questi, che poi tra l'altro questi sono bellissimi perché sono quelli a metà coscia, che li volevo trovare anche con il tacco alto. Allora, mi vedete così perché sono alla luce di un lampione, sono in macchina con mia madre, perché siamo venute io a finire un mezzo regalo, poi siamo venuti a prendere il regalo per mia nonna e abbiamo fatto un profumo. Mia madre gli ha voluto regalare un profumo, lei, mia nonna porta da tipo 70 anni o Chanel numero 5 o Dior, cioè non è che ha tante cose, tante alternative. Mia madre gli ha voluto prendere un profumo nuovo di Givenchy in onore di Audrey Hepburn, buonissimo, ma non lo so se mia nonna apprezzerà molto, ma più che altro non per quello, perché comunque è abitudinale, però è sua madre, faccia come mi pare. E niente, adesso è scesa lei per andare in farmacia perché i miei medici mi hanno cambiato la terapia farmacologica, quindi devo prendere tutti i nuovi medicinali e niente, quindi è inutile, cioè, non siamo andati in due, è andata lei, detto vai divertiti. Così ho avuto l'opportunità, cioè ho avuto 5 minuti per dirvi questa cosa a voi. E niente, ho famissimo, sono le 7, quindi ultima tappa farmacia e poi torniamo a casa. Allora, tornate a casa, finiti i giri, sono stanchissimissima. E il video di ieri è in caricamento da oggi alle
quarta alle 3? No. Quarta alle 2 forse? Insomma, non lo so, da troppissimo e è solo al 74%. Quindi uscirà praticamente mai? Tipo? Aiuto. Comunque adesso non mi cambio, ma mi toglierò gli stivali e quant'altro e tra poco spero si ceni, anche se sono solo le 19.45 perché ho saltato la merenda e ho famissimo. Oppure l'alternativa è che vado adesso a fare merenda e poi si cenerà quando la mia famiglia di pazzi ha deciso che sarà allora. Preso tutte le mie medicine, gioia infinita ragazzi, e... Bene. Ma tipo il sonno che ho? Perché? Ok, pardon. Sì, ho la luce di schiena. Ma sono le 3.54 e io non riesco ancora a dormire, ma sto abbastanza male, ho discreti dolori. Queste terapie penso mi uccideranno, questo giro. Però niente, mi sono resa conto che non ho chiuso il vlog, quindi vi do la buonanotte. Per tanti ormai il buongiorno, perché sono le 4 di mattina. E non so se domani avrò le forze di registrare un altro vlog, ma vedremo, sarà un divenire. Comunque non farò tutti i giorni vlogmas, come avrete già capito, ma qualcosa da qui a Natale riusciremo a cavare.